2 anni e 3 mesi. 2 anni e 3 mesi che lei vive qui sotto? Sì. Da 2 anni e 3 mesi vivono qui Mark e Svetlana, come vedete alle mie spalle, sotto ad un ponte sul torrente Castro. Ci troviamo in zona Marchionna, pochi passi dal cuore della città di Arezzo. Lui, 46enne, arrivato 23 anni fa dalla Romania, immigrato regolare, boscaiolo di mestiere, lavora saltuariamente. Lei, moldava di 41 anni, badante, al momento senza un lavoro fisso. Ha lavorato pure la legna, pure muratore, pure carpentiere. Dopo lo sfratto non hanno più avuto i soldi per pagare l'affitto e hanno così trovato riparo sotto al ponticello, un tunnel troppo basso per la statura dell'uomo, costretto a piegare la schiena. Primo ponte, questa era, non prendiamo la letto, dove mandiamo? Mandiamo se rupo qualche campero, se fa qualche macello? No, hanno detto lascia sta, ma mito qui, stavo tranquillo. Ciottoli per pavimento, ma anche posizionati come barriera per evitare che l'acqua bagni le poche cose che hanno. Qualche borsa appesa ai chiodi infilati nelle pareti di cemento, una brandina e un filo tirato da una spalletta all'altra per stendere i panni. Un pasto caldo invece alla mensa della Caritas. Voi qui avete appeso i vostri vestiti, avete un materasso? Serve se le buttiamo, poi queste vestite. Una vita ai margini difficile per chiunque, esposti al caldo asfissiante d'estate e nella stagione fredda al gelo e all'acqua del torrente. L'inverno è dura qui? Un poco sì, un poco no. Entrambi sono senza residenza né fisica né giuridica, complesso quindi accedere alle strutture messe a disposizione dalla rete dei servizi sociali che domani comunque incontreranno la coppia per la terza volta in questo mese. Per loro potrebbero esserci solo soluzioni temporanee che i due avrebbero rifiutato. Mark e Svetlana stanno cercando un lavoro per rimettere assieme le tessere delle loro esistenze. Non è possibile vivere così per tanto tempo. Io se mi trovo un lavoro buono, solo se lavoro un mese, poi io prendo la casa.